Zoro. Fred, papà. Papà, Fred. Buongiorno, Giancarlo. No, che io mi chiamo Alberto. Ma perché lo chiami Giancarlo, scusa? Ah, no, ma così, perché c'ha più la faccia da Giancarlo. No, ha ragione, è che mi è successo già tante volte. La gente poi ti dice, lei come tipo è un Giancarlo. Lo vedi? Ci fai entrare, Giancarlo? Che stupido, cioè, Giancarlo! C'ha proprio la faccia da Giancarlo. Alberto, sei tu che tocchi le mie foto? Le trovo sempre storte. Amore! Eccoti. Irene, buongiorno. Per te? Buongiorno, Fred, grazie. Oggi è venuto vestito. Meglio, così non fa venire i complessi a papà. Siamo solo noi quattro? No, ho invitato anche Maurizio. Che allegria. Poverino. Si è appena separato. Aveva più corna lui di un cesto di lumache. Fa una pena, era l'unico a non saperlo. Vabbè, sono cose che succedono. Sì, però un uomo di quell'età ridotto come una meba. Sono qui. Maurizio, scusami, non ti avevo sentito entrare. Figurati. Vi ho portato un regalino. Ho pensato a qualcosa che si sposasse bene col vostro salone. Grazie, ma non dovevi. Ho scolpito te, Irene. Ci sono stato sopra 302 ore. Molte di più che Alberto negli ultimi 5 anni. Parliamo di effetti speciali. 4 ore e mezza era il tempo che occorreva ogni volta per applicare il trucco di Robin Williams per Mrs. Doubtfire. E una volta, per testarlo e per divertirsi, immagino, l'attore andò in un sexy shop a San Francisco e cercò di comprare un sex toy vestito proprio da personaggio. Beh, sarei stata proprio curiosa di vedere le reazioni. Ragazzi, per vedere altri video, ne pubblichiamo sempre, ogni giorno, cliccate qui sotto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle uscite. Ciao da Valeria.